Ciao raga, benvenuti nel canale. Eccoci qui, sono tornato sul gioco Pokémon qui che avevo trovato, Pixelmon Town o Monster Carnival qui. Questo gioco c'ha due nomi, come sapete. E come vedete, raga, voi direte, ma Paolos, ma com'è che lo stai pubblicando adesso già? E sì, raga, è da un po' di giorni che non sto pubblicando video. Io, raga, sappiate che sono a periodi, nel senso, raga, che ci sono periodi in cui magari pubblico di più, altri periodi in cui pubblico meno, periodi in cui non pubblico per niente e così, raga, va bene. Bene, detto questo, quindi sono tornato su questo qui, su questo gioco Pokémon. Qui sono, sto per accingermi a fare la prima palestra qui del gioco, il primo capo palestra del gioco. Intanto vi dico qua delle cose, questo qui ci vuole sfidare. No, 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 no. Per adesso ci ha mandato una battaglia amichevole, ma per adesso no. Vi dico qua delle cose. Allora, innanzitutto, raga, vi dico, e no, di nuovo questo ci sta. Innanzitutto vi dico che in questo gioco, raga, i Pokémon non si fanno crescere tanto combattendo con i Pokémon selvatici o simili, ma in questo gioco i Pokémon si fanno crescere soprattutto con le caramelle rare. In questo gioco i Pokémon si fanno crescere con le caramelle rare. Infatti il gioco ve ne dà tante, ve ne dà tante. Vedete, andiamo qui dove ci sono le caramelle, dove sono qui. Ecco, vedete qui le prime tre, queste qui, le prime tre in alto sono le caramelle rare. Infatti il gioco a mano che avanzate ve ne dà molte. Io prima ne avevo di queste qua blu, delle caramelle queste qua blu, prima ne avevo più di 200, ne avevo, e a mano che avanzate poi il gioco nei vari obiettivi vi dà tante caramelle che poi potete usare per livellare i Pokémon. Ci sono tre tipi di caramelle qui, queste blu, quelle verdi e quelle arancioni, sono arancioni tipo gialle, una cosa del genere. E niente, queste sono le tre caramelle che potete usare per far crescere i Pokémon. Io già prima ne avevo quelle blu, ne avevo più di 200, poi le ho usate, anche le altre le ho usate per crescere i Pokémon. Quindi in questo gioco scegliete quale Pokémon portare avanti e poi gli date le caramelle rare per crescerle. Velocemente. In questo gioco si fa così. È proprio il sistema di gioco che è diverso rispetto ad altri giochi Pokémon che ci sono normalmente. Quindi adesso vi faccio vedere come si fa per dare qui le caramelle al Pokémon per farlo livellare, per farlo crescere. Ad esempio, mettiamo il caso. Ecco, voglio far crescere qui Charmeleon. Quindi clicchiamo qui dove c'è scritto app, qui sotto qui nelle caratteristiche del Pokémon, dove c'è scritto app. Clicchiamo qui dove c'è scritto app e questo infatti vi fa vedere le tre caramelle, i tre tipi di caramelle che ci sono. E poi voi gli date le caramelle. Ogni caramella dà un tot di esperienza al Pokémon. Se gli diamo questa qua blu, vedete, gli dà meno esperienza. Sono quelle proprio che gli dà meno esperienza. Quelle verdi gliene dà di più. Infatti cresce più. Ecco, gliene dà di più. Quindi cresce prima, avendo più esperienza il Pokémon. Utilizzerete meno caramelle per arrivare a fare crescere il Pokémon. Con queste qua arancioni qua ecco, gli dà, vedete, il massimo, gli dà più esperienza di tutti e quindi sono le caramelle migliori, ecco.
Però il gioco venne da di meno, perché giustamente più esperienza gli dà una caramella qui per crescere, meno ve ne dà, però il gioco ne dà sempre tante. Ecco, adesso usiamo queste blu, visto che manca poco, gli diamo queste blu e adesso dovrebbe crescere di livello. Non ah no, se compare questa scritta has reached the maximum level, perché praticamente fino adesso ha raggiunto il massimo livello, cioè quando poi io come giocatore aumenterò di livello, allora potrò. Ah, perché vedete in questo gioco, raga, io sono livello 26. Se vedete qua, io sono a livello 26. Vedete qui c'è scritto io sono livello 26 e quindi i Pokémon non possono superare il mio livello. Cioè, se io sono a livello 26, il massimo livello che possono avere ora i miei Pokémon è il livello 26. E infatti Charmeleon già era aumentato di livello, è a livello 26 già. Allora proviamo qui, dai, facciamo Eevee qua. Facciamo Eevee. Vediamo, lo portiamo pure a livello 26, dai, gli diamo queste qui verdi, gli diamo questa verde. Ok, mo gli diamo questa qua blu. Adesso è a livello 25, perciò adesso dovrebbe salire a livello 26. Vediamo. Ecco, vedete, adesso è arrivato a livello 26. Adesso Eevee è pure a livello 26, che è il livello massimo dei Pokémon che posso avere fino adesso. Io sto portando avanti questi primi 4 Pokémon, Eevee, Charmeleon, cosa qua, come si chiama, Aerodactyl e il Dragonite. E gli altri due Pokémon, gli altri due slot per adesso non mi interessano, perché ho intenzione poi di metterci altri Pokémon. Per adesso sto crescendo solo questi primi 4 Pokémon, gli altri poi si vedrà. Bene, bene così. Questo è il Dragonite che, come ho fatto vedere nel video precedente, ho trovato nella modalità Gashpon, che adesso vi dirò un'altra cosa che ho scoperto adesso con questa modalità. Praticamente, raga, in questa modalità Gashpon, allora, qui come ho fatto vedere nel video precedente, nella modalità evento che ho fatto, che c'era in quel video, avevamo preso Dragonite. Adesso è cambiato qui l'evento, e in questa modalità qui i Pokémon evento sono altri. Però la differenza qual è? Che praticamente qui non mi ero accorto, me ne sono reso conto ora, che lui praticamente. Allora, i Pokémon che pescate sono sempre casuali, cioè ve li dà sempre casuale. Però la cosa è che lui praticamente vi dà il conteggio di ogni. Cioè, ad esempio, se leggete qui dove c'è scritto 10 times to get legendary Pokémon, qui dove c'è scritto questa cosa, praticamente vi sta dicendo che cioè, fra 10 tentativi, dopo 10 pescate, già sapete che prenderete un Pokémon leggendario. Cioè, già vi tiene il conteggio, già lo sapete quando vi uscirà un Pokémon leggendario. Invece, un pochino mi ha deluso questa cosa, cioè, perché pensavo che uscissero proprio casuali, anche leggendari, senza che uno sa niente. Invece no, lui già vi dà il conteggio e vi dice che fra 10 volte, già sapete, dopo 10 pescate, vi uscirà un Pokémon leggendario. Che questa cosa non è proprio negativa, negativa, insomma, magari a me mi piaceva di più se era insomma proprio casuale. Invece già vi dà comunque vi dice quante pescate mancano, il numero delle volte che mancano per prendere un Pokémon di quelli leggendari, che sono i migliori. Quindi qui mancano 10 tentativi ancora, ancora qui pescate non ne ho fatto, perché io adesso ho voluto provare, cioè sto provando a pescare Pokémon in quest'altra modalità, questa qui, che è dove qui ci sono queste le prime 5 generazioni, e io ho scelto
Cioè, voglio pescare un Pokémon qui della seconda generazione. E infatti, come vedete, mi mancano solo 6 tentativi, 6 times to get a leggendario Pokémon. Perché già ho fatto delle pescate. Mi mancano qui praticamente 6 pescate per prendere un Pokémon leggendario. E adesso, siccome ho raccolto le monete, i gettoni che servono per fare le pescate, ne ho 3. E poi ho le gemme che posso trasformare in gettoni e quindi fare le altre pescate che mancano. Adesso facciamo queste pescate, facciamo queste 6 pescate, così vediamo che dopo la sesta già ci darà un Pokémon leggendario. Bene, quindi andiamo. Intanto usiamo i gettoni, facciamo queste pescate, vediamo. Vorrei prendere qui un Pokémon di quelli buoni della seconda generazione. Vediamo, perciò questa è la prima pescata delle 6 che mi mancano per prendere un Pokémon leggendario. Vediamo adesso, ecco, ora c'è uscito questo qua, vabbè, Ariados, non mi piace tantissimo, vabbè, no, che faccio? Rilascia. No, aspetta, per adesso confermiamo. Per adesso confermiamo, ecco, prendiamolo. Va bene, e quindi una pescata l'abbiamo fatto. Come vedete, è sceso a 5 times to get a leggendario Pokémon. Quindi adesso usiamo un altro gettone. La prossima pescata, vai. Vabbè, dai. Elekid mi piace come Pokémon, mi piace, la sua evoluzione mi piace, però non è male, dai, va bene, Elekid, confermiamo, ok. Quindi mancano ancora altre 4, usiamo l'ultimo gettone e poi dopo dovrò usare le gemme per fare le altre pescate. Ah, Quagsire. Ecco, adesso sono rimaste 3 pescate. Quindi, dopo i gettoni li abbiamo terminate. Però adesso possiamo trasformare le gemme. Clicchiamo direttamente qui per fare la pescata. Forse lui ce le trasforma adesso. Ecco, adesso lui ce le trasforma 128 gemme in gettoni e quindi ci fa fare le altre 3 pescate che mancano. Ecco, c'è uscito qui Pichu, vabbè, questo si trova già normalmente, l'ho trovato pure nell'erba. Vabbè, confermiamo Pichu, altre 2 pescate, raga, quindi trasformiamo ancora le gemme in gettoni per le pescate. Vediamo adesso cos'è Fleffi, vabbè. Confermiamo. Un times to get leggendari Pokémon, cioè questa è l'ultima pescata e poi alla prossima pescata ci uscirà un Pokémon buono. Ah no, ah, questo è il Pokémon, pensavo mancava una sola pescata, pensavo che questo era normale e poi dopo era leggendario, invece già è questo quello leggendario. Quando vi dice un times to leggendario Pokémon vuol dire che già quella è la pescata con il Pokémon leggendario. Bene, chissà cosa sarà, via, vediamo cosa sarà. E questo cos'è? Ah, Steelix. Beh, insomma, dai. Non è che mi piace tantissimo, ma vabbè, sinceramente speravo in un altro, confermiamo, che dobbiamo fare? Confermiamo. Comunque, quelli leggendari sono questi qui di sotto. E io in Umbreon, speravo in Umbreon o in... non so qua quale c'è poi.
Vabbè, comunque, e va bene, dai, e va bene così. È andata così, abbiamo preso qui, come vedete, dopo 10 vi dice tentativi, dopo ogni tot tentativi vi uscirà il Pokémon leggendario. Bene, e questo funziona il gioco così, il sistema è fatto così e va bene. Quindi vabbè, torniamo, anzi, facciamo una cosa. No, vabbè, sì, ok, qui abbiamo chiuso. Questo era per farvi vedere qui il Gashapon che funziona così. Le caramelle rare vi ho fatto vedere come si danno ai Pokémon per farli crescere. Adesso possiamo andare a sfidare il primo capo palestra della città qui, della prima città del gioco. Vediamo come andrà. Vediamo come andrà. Io praticamente sto usando 4 Pokémon perché ne sto livellando solo 4 per ora. Ok, dobbiamo battere, questi sono i mini boss, diciamo, quelli che dobbiamo battere prima di sfidare il capo palestra. Quindi quello c'ha Pidge a livello 19, io c'ho qui Eevee a livello 26. Bene, come vedete già apposta, sì, questo ora lo killiamo subito, lo killiamo subito. Via, c'ha 3 Pokémon questo avversario qui. Pidge 8, Pidge 8. Adesso dai che lo killiamo. Un bel morso di Eevee, eccola. Facciamo quick attack, così facciamo la mossa per prima. Quick attack, attacco veloce. Attacchiamo prima noi. Bene, facciamo di nuovo quick attack, così ecco, abbiamo la priorità della mossa. Di nuovo quick attack, dai. Ecco, adesso facciamo bite così, perfetto, lo abbiamo eliminato e questo qui lo abbiamo battuto. Bene così. Confermiamo. E andiamo avanti. Vediamo qui il secondo mini boss. C'ha sempre 3 Pokémon questo qui. Chissà il capo palestra quanti Pokémon c'ha, boh, non lo so, in questo gioco non so come funziona. Diamo un bel morso. Ecco, Eevee usa Bite. Quick attack, dai di quick attack. Un altro bel morso, dai, un altro bel morso. Ecco, però ci ha dato un pugno là, il Farfetch'd. Ecco, l'abbiamo killato. Pharaoh. Pharaoh. Adesso forse mi sa che lo sostituiamo a Eevee, boh, non so, vediamo ora. Ecco, forse non c'è bisogno, forse non c'è bisogno, però adesso dopo mi sa che lo sostituisco per evitare di farlo killare. Bite. Ecco, gli è rimasto l'ultimo Pokémon. Togedy, bello, bello. Bello quello, però adesso noi lo sostituiamo, mettiamo Charmeleon, va, chiamiamo in causa Charmeleon, forza Charmeleon, utilizziamo Ember, vediamo quanto danno gli fa, non tantissimo, ma, però la scottatura, lo abbiamo scottato, usiamo Dragon Rage. Ah, non ha effetto Dragon Rage su Togedy, che io... non avevo visto, che perché poi qui nelle mosse
prima di premere sulla mossa, lui già vi dà un segnale, ve lo dice se quale mossa, diciamo, perché già qui me lo dicevo, Dragon Rage che non ha effetto, non l'avevo visto e quindi ho sprecato una mossa, diciamo, ho sprecato un turno. Ok, questo lo abbiamo battuto. Come vedete, poi qui, raga, l'energia dei Pokémon. Non c'è bisogno di, come in altri giochi Pokémon, di tornare adesso al Poké Center per curare i Pokémon. Perché già al prossimo duello già sono automaticamente curati. Cioè, si curano da soli tra un duello e l'altro. Invece in altri giochi Pokémon non è così, almeno in quelli che ho giocato io. Alla fine di ogni duello si deve andare al Pokémon Center e curarli e poi continuare il gioco. Invece qui non c'è bisogno. Quindi adesso siamo col capo palestra. Quindi sfidiamo il capo palestra, vediamo come va. Qui è il gioco. Abbiamo sbloccato una modalità qui del gioco qui. Che dobbiamo fare qui ora? Non capisco. 8 badge sub exclusive region rewards. Ah, ok. Cioè le 8 medaglie danno premi esclusivi. Ho capito, ma adesso però io qui dovrei sfidare il capo palestra. Ok, vediamo se me lo fa sfidare. I am the gym leader of Violet City, Falkner. Quindi va bene, lasciamo perdere qui il gioco in inglese, raga, lo sapete. Però vabbè, si capisce, già se avete giocato ai giochi Pokémon la sapete pure meglio di me qui la storia. Bene, c'ha 6 Pokémon il capo palestra qua, tutti e 6 li utilizza. Bene, c'ha Pidgey a livello 21, ma già il nostro Eevee gli fa un bel danno. Io, raga, ho intenzione di avere un Umbreon qui in squadra perché è il mio Pokémon preferito. E quindi speravo che mi uscisse Umbreon o nella modalità Gashapon con le pescate oppure Eevee si può trasformare in Umbreon, però prima bisogna portarlo, magari dopo ve lo dico, dopo ve lo dico, adesso concentriamoci qui sulla partita qua. Concentriamoci sulla partita, non ci distraiamo. E Pidgey però ci sta facendo un bel po' di danno, eh. Oh, vabbè, facciamo quick attack. Dai, di quick attack. Oh, almeno uno gliel'abbiamo fatto fuori. Perché io, raga, nei giochi Pokémon cerco di giocare con i Pokémon che mi piacciono di più, non solo con quelli più forti, perché altrimenti non mi piace neanche tanto giocare. Cerco di giocare con quelli che mi piacciono di più, diciamo. Anche tra quelli più forti, ovviamente, però anche tra quelli che non sono, diciamo, super favoriti. È così. Vediamo se riusciamo a killarlo. Sì, ce l'abbiamo fatta. Adesso però lo sostituisco. Adesso sostituisco subito a Eevee perché c'ha poca vita. C'ho Dragonite che è fortissimo, quello spacca tutti. Che facciamo? Dragonite ha pure Aerodactyl, uno di quelli. No, usiamo Aerodactyl. Dai, usiamo Aerodactyl, uccello per uccello. Bellissimo, mi piace Aerodactyl. Un bel morso via con quelle fauci. Benissimo, gli ha tolto un bel po' di energia. Un bel po' di energia. Di nuovo bite, dai, un altro bel bite, un bel morso, ecco così. E lo abbiamo fatto fuori e non ha perso neanche tanta energia, Aerodactyl, finora.
Dodrio, adesso siamo Ancient Power, che come vedete già vi segnala che è una mossa super efficace, sarà super efficace, la scritta super, penso che vorrà dire super efficace, perché è una mossa di tipo roccia che è il tipo di Pokémon. Mazza, con un colpo già l'ho fatto fuori così, come niente fosse, via così. Va bene, usiamo Bite, dai, non voglio usare solo mosse super efficaci. Tanto gli toglie pure niente qui, PG8, non gli toglie niente. Benissimo, benissimo. Lo fa fuori subito, gli è rimasto soltanto un Pokémon. Che facciamo? Cambiamo, va, tanto così, tanto per fare usare pure il bellissimo Dragonite che abbiamo preso nel video precedente, come vi ho fatto vedere. Nel video precedente, nella pescata c'è uscito Dragonite. Mazza, quello però sta usando Mega Pidgeot. Ah, mazza, mazza. Usiamo Dragon Rage noi. Usiamo Dragon Rage, che è una mossa bella forte. Bella forte. Però adesso dovremmo killarlo. Però adesso credo che dovremmo killarlo. Eh sì, raga, eh sì, è Dragonite, è un bel pokerone, è un bel pokerone. Bene, 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 3 stelle, 3 stelle. Ah, poi raga, quando sconfiggete qui i Pokémon avversari, cercate di non farvi killare i Pokémon, così avrete la vittoria a 3 stelle, che vi servirà per fare una cosa, dopo vi faccio vedere. Bene, confermiamo intanto, abbiamo preso la prima medaglia, questa è la prima medaglia del gioco. La medaglia Zefiro. Bene, 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 bene. E qui abbiamo completato l'obiettivo. Qui vi fa vedere. Apriamo il menu. Questo è il tutorial che è sempre ancora attivo nel gioco. E qui queste sono altre modalità di gioco. Clicco Open Gym. Chiamo qui. Ah, come potete vedere, Eris show un lock gym leader and challenge. Possiamo risfidare Walkner. Use qui possiamo risfidare di nuovo il capo palestra. Se lo battete con 3 stelle, con una vittoria a 3 stelle, poi potete risfidarlo. Così succede anche con gli avversari del gioco, con i personaggi qui del gioco. Se li battete con la vittoria a 3 stelle, poi li potrete risfidare in automatico e lui vi dà poi di nuovo i premi. Adesso vi faccio vedere, ad esempio, ecco, usciamo da qui. Vi faccio vedere, ad esempio, se clicchiamo qui in questa modalità qui, come vedete, ecco, adesso vi faccio vedere, aspettate dal menu, così vi vedete da dove ci va. Ecco, andiamo qui sul menu. Andiamo qui dove c'è mission, no, è avventure, dove c'è avventure, clicchiamo qui. Clicchiamo poi qui in questa schermata in trainer challenge, a mano che sbloccate qui le cose poi si sbloccheranno. E questa è la lista qui sulla sinistra degli allenatori, dei personaggi del gioco che incontrate, che battete. Come vedete io ad esempio questa qui, alla prima qui che compare, l'ho battuta solo a 2 stelle. A 2 stelle e non me la fate sfidare, mi pare. E ve lo dice, vedete? Occorre batterla a 3 stelle per poterla risfidare. Perché invece se con quelli che avete battuto a 3 stelle, come questo qui per esempio, clicchiamo poi qui su Fight, dove c'è scritto Fight qui a destra, e lui praticamente già vi fa in automatico il combattimento. Già lo avete battuto una volta a 3 stelle, già lo abbiamo battuto e ci dà direttamente i premi che una volta battuto vi dà i premi.
E quindi, come vedete, già se lo battete a 3 stelle, poi potete sfidare a quelli che avete già battuto andando qui su questo menu, cliccate qui e prendete già i premi che vi dà quel personaggio. Ad esempio, quest'altro qui l'ho battuto pure a 3 stelle. Clicchiamo su Fight e già prendiamo i premi. Ci dà qui le monete, le caramelle quelle verdi, altre cose qui. Come vedete, prendiamo pure, battiamo pure questo qua che già l'ho battuto per prendere questi altri premi e va bene. E va bene così. In questo modo accumulerete i premi, raga. In questo modo accumulate le caramelle e le varie altre cose qui che vi danno. Bene, detto questo, vi dovevo dire il fatto di Umbreon. Allora, praticamente il gioco, io ad esempio per prendere Umbreon o lo prendevo nelle pescate lì nella modalità Gashpon, oppure Eevee si può evolvere in Umbreon. Però se Eevee io ad esempio lo faccio evolvere adesso, lui mi dà soltanto la possibilità di evolverlo in Vaporeon oppure in Jolteon qui. Invece, siccome a me mi interessa Umbreon, mi sono informato e mi hanno detto che per farlo evolvere in Umbreon praticamente devo prima portarlo. Ad esempio, andiamo qui in Great. Quindi per evolverlo in Umbreon devo prima aumentare Eevee di grado. Infatti andiamo nella sezione Grade, clicchiamo qui dove c'è la I, qui dove c'è scritto Upgrade, qui clicchiamo sulla I e questi sono i vari gradi che può avere un Pokémon. E mi hanno detto che devo portare prima Umbreon a 2 stelle, lo devo portare a 2 stelle, quindi qui al grado SR più 2. Io adesso ce l'ho al grado SR, come vedete, devo prima portarlo ancora a SR più 1. Dopo che lo porto a SR più 1, poi appena arriva a SR più 2, che ci avrà 2 stelle, poi quando nella sezione dell'evoluzione mi darà la possibilità di evolverlo in Umbreon, però prima devo portare Eevee a 2 stelle. E per portarlo a 2 stelle praticamente si deve fare l'upgrade qui delle cose qui che vedete che sto scorrendo. Questi sono i requisiti che servono per far aumentare di grado il Pokémon. Adesso mi mancano queste carte viola qui. Per aumentare, queste sono le cose che poi trovate nel gioco. Queste cose ve le danno gli allenatori quando li risfidate, poi potete prendere anche le cose che vi mancano. Oppure tramite un'altra modalità qui che vi dice: ecco, o fate chasse combine, che queste cose qui ve le prendete durante il gioco, oppure c'è Friedness Store, c'è il negozio dove si possono prendere qui le cose che servono. Tramite le gemme, però, qui almeno queste cose qui compaiono tramite le gemme. Però quello che cerco io qua c'è. Non penso che conviene spendere le gemme per queste cose qui. Conviene spendere le gemme al limite per fare le pescate, per tentare di prendere i Pokémon con le pescate, che è meglio. Perché in queste cose qui non conviene. Io qui non sto vedendo le carte, quelle viola, che mi servirebbero per aumentare di grado il mio Eevee, ma vabbè, poi si vedrà qui, poi vedo come trovare quelle cose, forse sfidando pure gli altri allenatori qui del gioco. Va bene. E quindi vabbè, questo è per avere Umbreon. Vi ho detto com'è la situazione, oppure con le pescate, se esce nelle pescate, se siamo fortunati. Ebbene. Perciò abbiamo preso qui la prima medaglia del Umbreon.
Abbiamo preso, queste sono le missioni che abbiamo completato. Ecco qui, prendiamo qui le varie missioni che completiamo. Questa l'abbiamo terminata. Prendiamo qui i premi che ci dà. Bene, questa pure l'abbiamo completata. Altre cose qua non ce ne sono. Vabbè. E va bene, chiudiamo qui questa schermata. Poi c'è Bounty qui, queste sono altre cose qui che si fanno. Vabbè, poi vedrò. Bene, raga. Bene, raga, detto questo, abbiamo preso perciò qui la prima medaglia del primo capo palestra, del gioco. Usciamo. Bella queste screen. Durante i caricamenti ci sono questi sfondi belle, molto molto belle. C'era quello di Caterpie che guarda la luna, è molto bello come sfondo. Bene, questo è il primo. Dove siamo qui? Siamo usciti qui nella. Ah no, qui, giusto, questa era la prima palestra, sì. Quindi Giuseppe 09 è italiano questo qui, vediamolo, vediamo se gli mando add friend, lo aggiungiamo has been sent. Ok, la richiesta gliel'abbiamo mandata a Giuseppe 09. Sarà italiano sicuramente, penso di sì. Va bene. Detto questo, raga, va bene così. Questa era la prima palestra che abbiamo battuto al primo capo palestra. Così non è stato tanto difficile. Poi, se avete un Pokémon forte, già non ci vuole molto. Se ne usate più di uno. Io ho preso pure Zapdos, che è il Pokémon che vi dà con il login. Il Pokémon che vi dà quando fate, dove sono qua? Ah, no, qui nel PC posso vedere. Ecco, il Zapdos è un Pokémon supremo che vi dà con il login quando fate il login al settimo giorno. Però siccome non mi piace tanto e non voglio portarlo avanti, quindi non lo sto usando per adesso, insomma, lo lascio qui. Ma già se avete già due Pokémon supremi, già ce la fate. Io ce l'ho fatta praticamente solo con Dragonite, Aerodactyl qui e Eevee e Charmeleon, perciò va bene così. Abbiamo preso la prima medaglia e va bene così. Bene raga, per questo video è tutto. Commentate, mettete like se il video vi è piaciuto, condividetelo pure se sugli altri social se volete. Bene così raga, ci vediamo al prossimo video. Ciao!